quelle vie che curvano se quando il vento è dentro un senso di nudità è fragile e violento, mi son detto tu vedrai, vedrai, amici telespettatori, vi do il benvenuto in una location particolare. Siamo contenti che con la nostra trasmissione, con il nostro speciale, diamo via a una nuova attività, la cantina di Nonno Ciccio, con Francesco Senatore che, come dire, il deus ex machina di questa attività. Qui abbiamo la mamma che abbiamo trascinato in video con noi, perché ovviamente il proscenio è tutto suo, però era, come dire, ci faceva piacere che voi potevate carpire la volontà di questa attività, che oltre a proporsi a Salerno come proposta di enoteca di grande qualità, ma anche di birre particolari che non si trovano facilmente in giro, qui le potete trovare. Quindi siamo ben contenti, ben lieti quando poi dei giovani fanno una scelta del genere e i genitori la condividono, perché non ci nascondiamo dietro un dito, se si può partire sempre grazie ai genitori. Sì, come hai detto tu, la famiglia, i genitori sono la cosa più importante, ci danno, a noi giovani ci danno una grandissima mano, quindi è fondamentale che dall'alto, quindi dalla famiglia, si sprona e si dà una grande mano a noi ragazzi che ci approntiamo a una situazione, uno stile di vita che poi sarà diverso, e quindi ci buttiamo in questo campo del lavoro. E... Che non è facile. Io la domanda che ti voglio subito fare: perché la scelta dell'enoteca? Ecco, parliamo di un giovane, quindi mi farebbe piacere anche che tu, non ti voglio estirpare questa dichiarazione, ma ne abbiamo parlato a microfoni spenti, anche il bere con responsabilità da un giovane. Oggi parliamo di giovani che fanno scelte diverse, vivacchiano, non hanno obiettivi perché purtroppo ci sono, invece abbiamo dei giovani che, sì, aiutati dai genitori per quelli che hanno l'opportunità, però invece di stare a vivacchiare stanno qui a lavorare. Ecco, questa è una cosa bella che volevo focalizzare all'attenzione dei nostri telespettatori, ecco perché dovete venire qui a Salerno. Siamo in via? Via Largo Annibale Sterzi 3 e 4, nei pressi del mercato di Via Piave, il mercato della frutta. Esatto, qui a Salerno, a Piazza San Francesco, quindi per quelli che non sono di Salerno, vi fermate a Salerno, andate in Piazza San Francesco, fate un bel giretto per Salerno che è una splendida città, dopodiché per mangiucchiare qualcosa senza appesantirvi, fa caldo, e quindi mangiare in maniera molto leggera, bevendo un eccellente vino, e poi continuate il vostro tragitto. Ecco, la scelta, perché il vino? Da dove nasce questa passione per il vino? Allora, la passione per il vino, io provengo da una famiglia di agricoltori e viticoltori. I miei nonni hanno coltivato la terra da più di 50 anni, quindi noi a casa produciamo vino, è un vino familiare, non lo distribuiamo. Però io ho voluto fare questa cosa moderna, quindi il mondo del vino è un mondo meraviglioso, quindi... Ammirando queste viti nella terra di famiglia, hai iniziato ad appassionarti. Ma quando hai notato che tuo figlio aveva questa passione per questo alimento veramente particolare e gradito da tutti? No, diciamo che non c'è stato un momento in particolare. Lui fin da piccolo si divertiva insieme ai nonni ad aiutarli, quindi nella vendemmia, quindi quel giorno di festa in cui tutti quanti ci ritrovavamo per dare una mano ai nonni. Ecco, non solo i nonni ma anche i bisnonni, che lui non ricorda, anche loro facevano questo, sempre a livello familiare.
e quindi poi man mano si è iscritto all'università e dopodiché ha iniziato un attimino a guardarsi intorno, a fare il punto della situazione. E prima le idee erano più verso un target birreria, bar, poi capiva in effetti man mano che cresceva che il vino era molto più caldo, un alimento molto più importante, e ha voluto insomma iscriversi al corso AIS dove si è formato, non ha ancora concluso, sta al terzo anno, si deve ancora diplomare, però insomma coltiva tutti quanti queste situazioni, l'università, il corso AIS, e ora è iniziato appunto ad essere un piccolo imprenditore. Noi torniamo subito da lui, però una domanda alla mamma va fatta, perché poi facciamo i giornalisti e dobbiamo come dire, dare spunti di riflessione anche a casa. Lui non ha perso tempo, e per chi a casa, voglio dire, è anche una scelta sua, tutte le mamme fanno molto per i propri figli, nessuna mamma si deve sentire in colpa se un proprio figlio magari in questo momento ha poca voglia di fare qualcosa. Però che cosa, qual è stata la strada per inculcare anche agli altri figli, perché lui adesso, stiamo parlando di lui perché è inserito in questa giornata, parliamo di questa scelta imprenditoriale, ecco, che cosa, dove hai trovato le corde per responsabilizzarlo, per appassionarlo, per fargli vivere questa esperienza? Io dico sempre che l'esempio è importante, l'esempio dei genitori vale, perché i ragazzi vedono che i genitori si impegnano, lavorano, è già quello molto. Poi lui era un po' indeciso, per cui gli abbiamo offerto varie possibilità, e poi la scelta è stata sua, noi l'abbiamo supportato ovviamente come familiari per quanto riguarda tutte quelle che sono le pratiche burocratiche, che sono tantissime, però in questo, anche in questo siamo stati fortunati a trovare dei professionisti bravi, molto bravi. Abbiamo citato il commercialista Mimmo Melillo, che veramente, più che il commercialista come consulente, è stato proprio veramente... Che sono importanti queste persone molto, oggi. Molto, molto, perché non tutti lavorano eticamente, insomma lo fanno soltanto giusto per un ritorno, invece ci sono dei professionisti che ancora lavorano con quello spirito di aiutare i propri giovani. Allora, noi, le immagini di Aristide Carpentieri vi staranno già facendo vedere, questa location non è grandissima, però è molto ricercato, molto appropriato, a microfoni spenti. Tua madre mi ha detto che le idee sono nate tutte da te, quindi complimenti anche per questo, e quindi è una cosa veramente bella. Poi ci sono qui sui piazzati, sui tavolini, i piatti che potete degustare, perché ovviamente il vino è buono, va, come dire, sorseggiato, va capito, va assaporato, ovviamente con l'ausilio e l'aiuto anche di buoni prodotti tipici che preparano la degustazione. Ma prima di andare nei dettagli di quello che potrete assaggiare venendo qui a Largo Annibale Sterzi, ecco, non voglio sbagliare, a Salerno, nei pressi del mercato di Piazza San Francesco, in modo che diamo qualche riferimento in più. Noi siamo stati, o meglio il collega Rocco Papa con Aristide Carpentieri è stato lì nei giorni scorsi, perché c'è stata l'inaugurazione, e quindi vi facciamo vedere con questo servizio il momento dell'inaugurazione e vedete anche le particolarità di questo locale che vi aspetta tutti. Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Italia
Italia, terra dei vini, Campania, terra dei vini. Nessuno potrà contraddirci se diciamo che in Italia ci sono forse i migliori vini del mondo. E fa sempre piacere quando un'attività si apre a questo mondo. In questo caso parliamo chiaramente di un'enoteca, la Cantina di Nonno Ciccio, che proprio questa sera inaugura a Salerno il suo punto vendita. Ma non parliamo solo dell'aspetto commerciale, come dicevamo prima, parliamo dell'aspetto culturale del vino, perché il vino è chiaramente innanzitutto il bere responsabile, però il vino è soprattutto cultura, cultura di tanti popoli, cultura di tanti paesi, di tanti posti della nostra bella Italia. E ci piace oggi assistere all'inaugurazione di questo punto vendita della Cantina di Nonno Ciccio e conoscere chi ha avuto l'idea e soprattutto chi ha avuto il coraggio di lanciare questa impresa commerciale in un momento tanto difficile come quello che stiamo attraversando. Parliamo di vini, chiaramente chi può essere più indicato a spiegarci qualcosina di questo immenso e vasto mondo dei vini, se non un aderente all'Associazione Italiana Sommelier, il signor Giuseppe De Simone. Ecco, la prima domanda che volevo farle, innanzitutto noi apprezziamo l'apertura di questo nuovo punto vendita, ma come abbiamo detto nel lancio, il vino non è solo l'aspetto commerciale, il vino è anche un aspetto culturale, perché rappresenta tante persone che ci lavorano, rappresenta tanti posti d'Italia diversi, ognuno con una sua caratteristica. Ecco, una domanda semplice: la caratteristica principale dei vini campani quale può essere? È sicuramente l'aglianico, perché una aglianica in salernitana è diversa dall'aglianica dell'Irpinia e dall'aglianica del Taburno. L'aglianico è un vino che può essere fatto in tanti modi. Il Taurasi, per esempio, è un vino che può essere invecchiato dai 24 mesi ai 36 mesi e dà una caratteristica. Tutti gli altri possono essere fatti solo in acciaio, finamente in bottiglia. Ecco, diciamo che parlare di vini è un po' relativo, bisognerebbe provarli questi vini, perché parlarne solo non ha tanto senso, però difatti dobbiamo dare l'idea ai nostri telespettatori di ciò che troveranno venendo qui alla Cantina di Nonno Ciccio. Ecco, lei come vede questa attività? Nel senso, ha visto la varietà della proposta e si sente di dare un consiglio ai proprietari oppure a chi dovrà poi venire qua a scegliere il suo vino? Certo, bisogna venire nella Cantina di Nonno Ciccio per poter cercare di scegliere il vino che piace di più. C'è una bella scelta di vini, quindi venite qua. Ecco, io volevo farle una domanda. Noi sappiamo che in questo posto ci sono chiaramente vini per tutti i gusti e anche per tutte le tasche. Ecco, nel momento in cui si deve andare a scegliere un vino per il quale non si vuole spendere tanto, diciamo che uno non è che deve fare il figurone, però qual è la caratteristica principale che deve andare a vedere, magari anche nell'etichetta, per capire se si tratta di un vino passabile, accettabile? Prima di tutto bisogna guardare come si vuole bere, che gradazione alcolica, e poi i gusti delle persone sono un po' personali, quindi ognuno ha il suo vino. Ecco, diciamo che non c'è una formula, una regola comune per tutti. Va bene, l'ultima cosa che le chiedo è se lei dovesse dare un consiglio. Siamo qui a Salerno, chiaramente una città di mare, chiaramente si mangia quasi sempre a base di pesce. Se lei dovesse dare un consiglio a chi vuole abbinare un vino a un pranzo a base di pesce, quale darebbe? Sicuramente un vino strutturato bianco, io direi un greco di tufo, però non dell'ultima annata, possibilmente di un'annata precedente, che ha dei profumi un po' più persistenti, un po' più carichi. L'ultima annata 2015, dice lei? Un'annata precedente, 2013 o 2012 addirittura, come greco. Ecco, allora amici telespettatori, segnatevi un greco di tufo 2012 o 2013 se volete mangiare a base di pesce. Get lucky.
siamo in compagnia con l'anima della cantina di Nonno Ciccio, colui al quale è venuto l'idea, possiamo dirlo, è Francesco Senatore. La prima domanda, semplice, ma come ti è venuta? Proveniamo da una famiglia di viticoltori e agricoltori, quindi i miei nonni già praticavano questo e noi produciamo a casa vino però per uso personale, quindi sono, posso dire che i miei nonni sono da 50 anni che fanno tutto ciò. Ho frequentato i corsi all'AIS da sommelier, fra poco mi prenderò anche il diploma, quindi mi sono gettato in questo mondo del vino e spero che vada tutto bene. Ecco Francesco, noi innanzitutto ammiriamo chi ha il coraggio di intraprendere un'attività commerciale, ammiriamo soprattutto se lo fa un giovane, ci fa piacere, chiaramente con l'aiuto di mamma, insomma della famiglia, però dicevamo prima che il vino non è solo commercio, il vino è cultura, il vino è un'arte anche, no? Qui nella tua cantina che cosa si può trovare? Quali tipi di vino? Perché ci parlavi anche quando abbiamo parlato prima che qua si trova, cioè qui c'è il vino di tutta Italia, si può trovare. Sì, allora qui possiamo trovare vino di tutta Italia, di qualunque parte della regione, partendo dalle isole Sardegna e Sicilia fino al Trentino, al Veneto. Non solo vino, ma anche birre artigianali. Poi stazione del vino, troviamo anche taglieri con salumi, formaggi, bruschette, panini, tutto DOC, tutta una qualità eccezionale. Noi precisiamo che tutte le cose sono buone, parte da noi l'idea che le cose devono essere buone, quindi la qualità deve essere ottima per dare quel prodotto in più, quella qualità in più al cliente. Ecco Francesco, io questo però volevo sottolineare che qui non solo si trova vino, si trova birra artigianale, chiaramente, e il connubio può sembrare strano ma non lo è, perché la birra, chiaramente non parliamo delle birrette, parliamo di birra artigianale di alto livello, e poi anche il fatto che volevo sottolineare che qui si può anche mangiare, stuzzicheria, ma anche insomma fare una cena, fare un pranzo, i prodotti sono tutti di qualità, come dicevi tu, buoni, sono tutti genuini, tutti di origine controllata. E cos'altro puoi dirci rispetto a questa idea che ti è venuta? Perché mentre aspettiamo gli amici che arrivano per l'inaugurazione, perché stasera è una giornata importante, questa sera si inaugura, quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni? Sono emozionatissimo, ho 22 anni e intraprendere questa vita così giovane non è facile. Spero che i miei coetanei della mia età trovino lavoro, perché a questa età, oggi come oggi, trovare lavoro è difficilissimo. Ecco Francesco, noi adesso, signora, venga, lei non voleva parlare, però io le ho fatto questo brutto tranello, anche perché so, innanzitutto i complimenti per aver sfornato un giovanotto, come si suol dire, con la testa sul collo, e poi so che lei ci teneva a ringraziare alcune persone, quindi le cedo il microfono. Voglio dire, la famiglia è importante per supportare questi giovani, ma oltre alla famiglia è doveroso ringraziare anche tutti i professionisti che sono stati intorno a Francesco, soprattutto per quanto riguarda il commercialista Domenico Melillo, che lo ha sempre guidato, oltre che per iniziare l'attività, anche dei suggerimenti da buon padre di famiglia. Per cui a lui ci vuole, insomma, è doveroso un ringraziamento, perché in ogni momento l'ha supportato e l'ha incanalato proprio in questo settore. E poi a tutti coloro, geometri, architetti, lo stesso Sacar che ci ha organizzato un po' il tutto, e anche a colui che ci ha dato l'opportunità di poter avere l'opportunità statale, quella di Invitalia, per poter avere appunto queste agevolazioni dello Stato, che servono proprio ai giovani, servono a loro per iniziare un'attività. Certo, il tutto deve essere fatto in maniera molto precisa, cioè, e quindi guidati da un buon staff.
Ecco, una volta tanto spezziamo una lancia a favore dello Stato, che in qualche occasione si rende anche utile. E poi questo è anche, oltre a questo, volevo dire che può essere anche uno spazio di convivialità e di aggregazione per i giovani e anche per i meno giovani, perché noi proveniamo dal sociale, per cui sappiamo che oltre ad avere un momento per degustare, ci vuole anche un momento per poter stare insieme, per poter scambiare una parola, non stare sempre sui telefonini, e quindi questo può essere l'opportunità, uno spazio adatto a chi vuole stare insieme. Un invito ai cittadini di Salerno: venite qui alla cantina di Nonno Ciccio per degustare e mangiare prodotti tipici campani. E soprattutto per? Per degustare vino. Bene, noi vi salutiamo e vi... Dimmi, Francesco. E anche per venire a salutare me, giustamente. Mi pare giusto. Allora, noi vi salutiamo e vi lasciamo alle immagini e alla musica curate da Aristide Carpentieri per l'inaugurazione della cantina di Nonno Ciccio. Vogliamo benedire questa attività, coloro che ci lavoreranno, coloro che saranno anche clienti, perché tutto possa essere prospero, e il vino in modo particolare sappiamo che nel Vangelo ha un ruolo importante. Quando in un matrimonio Gesù si trovarono senza vino, rimase solo l'acqua, Gesù fece addirittura il primo miracolo trasformando quest'acqua in vino, le famose nozze di Cana. Quindi il vino è allegria, il vino è gioia, il vino è anche comunione, stare insieme. E auguriamo veramente a Francesco e a tutti i suoi collaboratori, la sua famiglia, di poter vivere tanti momenti belli qui, che gli affari vadano bene e che anche ovviamente ci sia soprattutto accoglienza e gioia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E io benedico questo locale e soprattutto chi vi lavorerà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prego. Ho visto tanta gente, che emozione hai provato? Più paura di quello che poi dovrai iniziare a fare, responsabilità di quello che offrivi, che balenava nel tuo cuore, nella tua mente? Allora, prima di iniziare l'inaugurazione ero molto teso, ero molto ansioso, quindi di iniziare, di intraprendere questa attività. Però poi nel corso d'opera, visto che tutte le persone si sentivano a loro agio, mi sono calmato, sì, mi sono rasserenato un sacco, quindi è andato tutto per il meglio. Abbiamo visto veramente molto bello. Allora, prima di passare i piatti, che poi ovviamente le persone vogliono sapere, ma noi andiamo lì, che mangiamo, che prepariamo? Un momento, aspettate un attimo perché ve lo diciamo subito. Questo è molto bello, ma diceva mamma che tu hai avuto tu le idee, da dove sono nate, perché questo colore, perché questa disposizione dei tavoli? Allora, il mondo del vino per me... un vino al calice deve essere somministrato in un ambiente caldo, rustico, quindi le luci anche un po' più opache, scure, quindi da qui... Intravedere, sì, non vedere. Intravedere, sì. E deve essere un locale, come ho detto, accogliente, caldo, e questo soprattutto la cosa più importante. Complimenti per la pulizia, che non, veramente non è facile. Parlando dei collaboratori, tu volevi citare un'altra persona che vi è stata molto vicina. Sì, volevo citare Carlo Gioia, il geometra Gioia, perché qui non c'era niente, qui era un deposito, quindi l'abbiamo preso proprio da zero. Fortunatamente il nonno l'ha donato a Francesco, e per cui insomma abbiamo fatto una ristrutturazione proprio da capo, abbiamo dovuto fare tutto il cambio di destinazione d'uso, tutto ciò che ci vuole per renderlo poi attività commerciale.
E quindi insomma ci hanno dato una mano anche il geometra, l'architetto, ringraziamo l'arredatore, tutti. Oh, da casa, visto che all'inizio abbiamo fatto i complimenti a tuo figlio, i complimenti alla vostra famiglia, parlando, per non essere demagogici, non volevamo essere, come dire, perché poi dall'altra parte dicono beh, è facile perché poi la famiglia c'è dietro, la famiglia investe, per cui... Però volevo far, come dire, riflettere ai nostri telespettatori che anche molte famiglie che si mettono a disposizione o non lo fanno, sono anche famiglie che non lo fanno, non immagino di farlo, qui è tutta una scommessa, nei tempi che corrono si è investiti del denaro e di solito i ragazzi della sua età il denaro lo vanno a spendere, invece noi siamo contenti, siamo felici di fare questa trasmissione, di portarla alla ribalta e perciò vi chiediamo, amici telespettatori, passate almeno una volta. Può sembrare una trasmissione solo a sfondo commerciale, non è così. È una trasmissione ovviamente che porta alla ribalta una nuova attività commerciale, noi ne siamo contenti, ne siamo testimoni, che è una bella iniziativa, un'iniziativa di grande qualità che non tende ad ingannare il pubblico, perché di qui a breve ci facciamo citare anche i vini, le qualità dei vini, ma abbiamo anche dei vini a richiesta che si possono avere, e poi le birre che non è facile poterle trovare, di varie marche, di varie qualità. Adesso dobbiamo correre, altrimenti il nostro tempo sfugge. Siamo arrivati a che cosa aiuta a degustare il vino, e quindi facci questa carrellata di questi tre tavoli che a me piacciono tanto, io sono goloso, veramente rimarrei a lungo tempo qui a fare una bella chiacchierata con belle amicizie, con persone con cui fa piacere stare e poi magari degustare. Che cosa c'è? Allora, si inizia innanzitutto con un ottimo vino Ravello Costa d'Amalfi, accompagnato con un ottimo tagliere con prosciutto crudo San Daniele, sottolineiamo, poi accompagnato ancora con scaglie di parmigiano, un salame piccante avvolto in una scamorzina e poi olive nere, accompagnate sempre con un po' di arachidi e rustici. Però c'è da sottolineare anche che, visto che siamo in estate, un'ottima pesca in un vino bianco, adesso abbiamo scelto un ottimo Chardonnay, quindi veramente c'è tutto da degustare e da assaggiare. La domanda sempre, ostica, che io devo sempre fare da giornalista. Questo tagliere che voi proponete è possibile anche ricomporlo? Dico, voglio quel tipo di formaggio, oppure questo è il tagliere, questo lo proponiamo? Certamente le persone, i clienti che si vengono ad accomodare qui possono scegliere qualunque tipo di tagliere, quindi anche la proposta dello stesso tagliere che adesso abbiamo citato, però si possono scegliere anche diversi tipi di formaggi e di salumi. Ne abbiamo. Andiamo al secondo tavolo. Allora, al secondo tavolo abbiamo un ottimo vino Modà, un Montepulciano d'Abruzzo, sempre accompagnato con formaggi tipici, formaggi dolci e formaggi piccanti. Da dove vengono questi formaggi? Da varie regioni d'Italia. Quindi una degustazione anche del territorio che va oltre il nostro, e quindi abbiamo la possibilità di poter, come dire, assaggiare, andare oltre. Sì. E poi anche accompagnato dal pesto. Il pesto è un ottimo, si avvicina molto al sapore del vino, quindi è buono degustarlo insieme. Poi abbiamo un cestello, quindi il vino può essere accompagnato anche da panini farciti al carbone vegetale, ai cinque cereali e ai funghi. L'ultimo tavolo è un vino molto particolare e anche bello sostanzioso, è l'Aglianico del Taburno. Qui siamo su profumi più sostanziosi, quindi di grande personalità. Il tagliere qui è più ricco, vi sono le melanzane, qui anche formaggi piccanti e pepati. Ah, quindi è per isso una persona che vuole, affrontare bene questo vino, bisogna, cibarsi bene. Sì, e ricordiamo anche che l'Aglianico del Taburno può essere accompagnato da un ottimo gorgonzola e dal miele. Perfetto, questo è un gorgonzola e miele, è significativo, è molto, molto bello.
Quale di questi tre gradisci tu? Tu tutti e tre ovviamente abbinato a diversi vini, ma qual è quello che tu gradisci, ti piace di più? Li preferisco tutti e tre, però in particolare l'Aglianico del Taburno è uno dei vini prediletti, sì. Oh, adesso siamo quasi in conclusione della nostra passeggiata gastronomica in questo locale che io invito, amici degli spettatori, se avete visto la trasmissione, ditelo, lui vi offrirà un calice, sicuramente posso strapparti questo momento. Certamente. Un piccolo calice ve lo offre, voi dite che l'avete guardato in TV e quindi venite con piacere, però dovete venire perché voi potete, non so se sbaglio, ci provo perché posso essere, sono già un potenziale cliente, io voglio comprare quel vino. Sono incerto e tu lo fai assaggiare, quindi vengo, posso venire, lo assaggio e poi magari posso comprare la bottiglia. Si può anche fare in questo modo, nel senso che dà la possibilità alle persone che vogliono acquistare del vino, prima di comprarlo magari lo assaggiano e quindi mangiano un bel tagliere. Sì, certamente, la prima cosa è giustamente assaggiarlo il vino prima di portarlo nelle loro tavole, quindi è fondamentale assaggiarlo prima e poi devono acquistarlo, poi devono portarlo a casa. Ora però faccio una domanda seria che mi aspetto anche, sono certo, una risposta convincente. Bere con responsabilità. Ecco, io ti vorrei che tu facessi un appello a chi ci guarda adesso a casa e ai tuoi coetanei e anche non solo, perché ci sono anche gli adulti che a volte non sono così attenti, quindi magari di bere ma con grande responsabilità. Sì, allora, bere un bicchiere va bene, però non superare quella gradazione in più che poi possiamo far sì che non siamo bene lucidi, soprattutto quando si viene organizzati, se magari qualcuno vuol bere un dito in più, e non esageriamo, parliamo di un dito in più, e poi dovete mettervi in viaggio, ecco, chi guida quella sera mangia i salumi e sta tranquillo, verrà un altro giorno e mangerà e berrà il vino. Questa è una cosa che anche penso la mamma l'avrà detto a lui, ma lo dirà a tanti figli che sono lì. Sì, non solo, perché non è detto che chi viene qua deve per forza bere, può anche venire qua e creare quello che è un momento di aggregazione, di socialità, e stare insieme è un modo per raccogliere i giovani, un punto di ritrovo, ecco. Beh, io vedo, essendo un locale accogliente, ma anche una festa, penso che può essere un'idea. Per organizzarla qui l'avete preso anche in essere, si può fare una cosa del genere? Sì, noi prendiamo in considerazione qualsiasi proposta che ci viene. Quindi, aperti a tutto. Allora, noi sicuramente ci rivedremo, perché ogni tanto ci riaffacciamo su vogliamo sapere questa attività, che ovviamente ci vorrà del tempo per poter portare i suoi frutti, perché i sacrifici si fanno all'inizio, però ovviamente bisogna avere la perseveranza, la pazienza, perché ci vuole il giusto tempo. Ecco, se dovessi augurare una cosa a tuo figlio, che cosa gli augureresti? Di lavorare sempre. E che cosa ti senti di augurarti o di augurare a coloro che dovranno venire in questo locale? Se dovessero fare un complimento, qual è la cosa che ti farebbe più piacere? Il vino buono, il locale particolarmente bello che tanto l'hai creato tu, i formaggi buoni, che cos'è che la cosa ti fa più, ti emoziona oppure ti fa stare più preoccupato? Il complimento fa sempre bene. Sia da parte del vino che offro, sia del locale che metto a disposizione. Io cerco di dare la qualità è fondamentale, quindi io do tutto me stesso, io do l'anima per ti farebbe stare. Piacere sentirti dire ma è buono. Amici telespettatori, si chiude qui questo speciale. Io vi invito fortemente, si parla sempre di territorio, si parla sempre di giovani, si parla sempre di muovere l'economia, si parla. Beh, è utile anche a volte, quando dobbiamo fare delle scelte libere, ovviamente è un invito che chi si dovesse scegliere, dovesse fare un regalo, volesse passare una serata un attimino più serena, vedete l'ambiente accogliente, lo si fa, a pranzo ci sono i taglieri, quindi volete un attimino fare un break,
venite qui, venite alla cantina di Nonno Ciccio, perché in questo modo valorizzate il territorio, date linfa all'imprenditoria giovanile e soprattutto vi cibate di cose buone. Io, nella speranza di avervi fatto cosa gradita, ringrazio la famiglia Senatore per averci accolto e per aver scelto i nostri canali per poter, come dire, portare a conoscenza del pubblico di questa nuova attività, Aristide Carpentieri per le riprese e per il montaggio, e noi ci rivedremo presto. Ciao. Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader.